Le notti di Cabiria, 188A, quarta. Silenzio! Azione! Asornazzari, ma io c'ho casa mia, sa, con l'acqua, la luce, il pibigas, non mi manca niente, proprio tutte le comodità, c'ho perfino il termometro. Questa qui, sotto l'archi, non ci ha mai dormito. Beh, una volta, o due. Beh, certo che mica una casa come questa. Ma a me mi basta, mi piace. Questa è Cabiria. Una piccola donna sola e indifesa che vive nel male senza perdere la speranza del bene. Un angelo con le ali nel fango che non si stanca di lottare per non far spegnere la sua fede negli uomini. La storia di Cabiria è fatta di avventure comiche e drammatiche ed essa le vive semplicemente perché la sua fede nell'amore non vacilla mai. Entrano! Non c'ho le chiavi! Ma dove hai messo? Nella borsetta! E la borsetta dove sta? Giulietta Masina, la singolare attrice che la stampa mondiale ha definito l'emula femminile di Charlot, porta al personaggio di Cabiria tutta la sua originale forza di espressione e di commozione. Per questo personaggio che suscita la simpatia e la tenerezza più profonda, Giulietta Masina ha ricevuto il gran premio dell'interpretazione femminile al Festival di Cannes. Dino De Laurentiis, il geniale e coraggioso realizzatore di Guerra e Pace, ha prodotto per voi questo nuovo film che è l'espressione più completa dell'originale mondo poetico di Federico Fellini. Le notti di Cabiria è un racconto affascinante in cui la fantasia e la realtà formano un unico mondo carico di commozione e di pietà umana. Il capolavoro di Federico Fellini. Se vuoi, io ti sposo. Ma che stai a dire? A me mi sposa. Ma che stai a dire? Sposa una che l'ha vista 10 volte che non sa chi sia. Perché se fa così? Scusi. Le avventure più sconcertanti, gli incontri più straordinari, i personaggi più insoliti appaiono nelle notti di Cabiria. Personaggi cui danno vita gli attori più famosi e amati dal pubblico. Amedeo Nazzari, François Perrier, Franca Marti, Dorian Gray, Aldo Silvani. Madonna, madonna mia, fammi cambiare vita. Un'interpretazione stupenda di Giulietta Masina. L'indimenticabile gelsomina del film La Strada, il film italiano che per la prima volta ha ricevuto il massimo premio cinematografico mondiale, l'Oscar 1957. Però è vero che c'è stata una giustizia in questo mondo. Uno soffre, ne basta di tutti i colori. Ma poi viene il momento di essere felici per tutti. Mi sposo, sai, sì! Ci sposiamo, ma chi sto di sposarmi? Ci compriamo un negozio a Grottaferrata. Me va bene, me va bene.